adesso chiamiamo i nostri premi alla carriera. Li diamo per uno per volta e li facciamo chiamare proprio dal nostro premio alla carriera ospite speciale. E quindi in questo caso chiamo Antonio Barracato. Antonio Barracato da Cefalù, per il suo premio alla carriera. Eccoli qua. Però qui deve declamare. Allora, Antonio si occupa del sociale, si occupa di cultura, si occupa di eventi, insomma è un vulcano, quindi non poteva non essere preso in considerazione da un concorso come il nostro, che effettivamente si occupa anche di questo, quindi siamo gemellati, perché abbiamo fatto un bellissimo gemellaggio proprio in quel di Cefalù 3 anni fa, prima del terremoto, stavo dicendo, perché c'è un terremoto, che c'è capitato, prima del Covid. E quindi è stato un incontro bellissimo per il gemellaggio Cefalù di Paola, proprio è stato sentito, siamo stati al teatro Città di Cefalù, è stato veramente un grande scambio di energie. E penso che sia importante per la cultura questi scambi, perché la cultura è apertura verso il mondo, non è sicuramente la chiusura, non è superbia, e per cui chi fa cultura deve essere sempre pronto a scambiare qualcosa con l'altro che coopera nello stesso territorio. Grazie. Perfetto. Allora, intanto tu che trovi la tua bellissima poesia, che già è lì, la poesia sta già sul leggio, prego. Prego. Bastò solo un bacio e una tenera carezza per nutrire le mie labbra della tua infinita bellezza. Un profumo invitante, intriso dal gusto di una rosa, mi rubò dentro l'anima e ti rese mia sposa. Nell'ossigeno puro che odorava di te, affondai il mio corpo, certo di amare solo te. Le nostre membra si unirono in un abbraccio avvolgente, un vino di passione ubriaco nonosciamente. I nostri corpi nudi, liberi come il mare, intonavano note delicate in un concerto d'amore. Sul sentiero dell'anima stavamo attenti ad ascoltare la musica delle nostre parole, fatte di sillabe vane. Adesso siamo qui, prendiamo la vita per mano, tieniamola stretta, perché niente sia vano. Rubiamo i giorni al tempo, fermiamo le lancette delle ore per custodire nel nostro viaggio la parte migliore, e poi volare liberi nell'infinito spazio del cielo e scrivere la nostra storia d'amore con l'inchiostro dorato del sole, inseguendo la scia d'un gabbiano, parliamo per poi accelerare, guardiamo il mondo dall'alto e cominciamo a sognare. Grazie. Ovviamente la benvenuta al posto della destra di Vienna. Anche qui a favore, perché sennò. Ecco, giustamente l'abbiamo messa di lato, non era un buon posto qui. Vabbè, comunque. Sì. Ok. Grazie. Perfetto, grazie mille.